insomma, allora vediamo se almeno l'atmosfera natalizia metterà un po' di pace, un po' di quiete nei rapporti tra le persone, tra i condomini e tra i vicini di casa, ma non solo. E andiamo a scoprirlo presentandovi una iniziativa che a Carpi, in provincia di Modena, torna anche quest'anno. E allora lo faccio presentandovi i miei prossimi ospiti. Do il benvenuto a Carlo Alberto Fontanesi, che è presidente della Consulta del Volontariato di Carpi. Buongiorno, benvenuto. Assieme a lei c'è Rebecca Righi, che è una volontaria. Ciao Rebecca, buongiorno. Ed infine Lamberto Menozzi, che è presidente della Fondazione Casa del Volontariato di Carpi. Insomma, è un'iniziativa questa che andiamo a presentare, che i carpigiani, ma non solo, conoscono molto bene. Il Pala Volontariato in Piazzale Re Astolfo torna quest'anno a partire dal 6 di dicembre, quindi ancora un paio di giorni di attese, poi fino al 4 di gennaio farà sì che, insomma, il centro di Carpi tornerà a colorarsi di colori, di atmosfere natalizie e anche di appuntamenti. Un bel modo di presentare il Natale alla città e di viverlo soprattutto, giusto, signor Menozzi? Qual è l'obiettivo, lo scopo, il perché di questa modalità così, insomma, strutturata anche di presentare il Natale? Non iniziative spot, ma proprio una struttura, una casa del Natale attraverso l'attività del volontariato nel cuore di Carpi. Certamente, l'iniziativa è partita lo scorso anno, perché il centro di Carpi è stato colpito, come sappiamo tutti, dal terremoto, e c'erano molte strutture che erano non agibili, per cui abbiamo pensato di creare un posto dove le associazioni e le persone potessero incontrarsi per festeggiare il Natale. È sorto questa tenuta struttura, che abbiamo chiamato un po' pomposamente Pala Volontariato, e all'interno del quale lo scorso anno c'erano anche le manifestazioni della Fondazione San Rocco Arte e Cultura, che è una gemella della Fondazione Casa del Volontariato, che, come sappiamo, è un ente strutturale della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Quest'anno abbiamo pensato, dopo non qualche perplessità, perché non volevamo che fosse solo un riempitivo di bancarelle, ci abbiamo lavorato sopra, e poi, come potrà sentire anche dagli amici che mi accompagnano, abbiamo cercato di dare un grosso contenuto alle iniziative che sono raccolte all'interno di del Pala Volontariato. Entriamo allora idealmente all'interno di questo Pala Volontariato, che, lo ribadiamo, era nato appunto sull'onda anche emotiva della necessità di avere un luogo che raccogliesse, insomma, che dopo il terremoto, insomma, offrisse un'occasione, una modalità di stare insieme, di condividere il Natale, che fosse il più possibile di unione, appunto, di vicinanza. Che cosa è questo Pala Volontariato? Che cosa avviene all'interno di questa struttura? Avvengono tante iniziative, poi una parte, diciamo, sono più di carattere istituzionale, quindi le lascerei presentare al presidente Lamberto Menozzi, presidente della Fondazione Casa Volontariato di Carpi. La parte che curo in particolare io è quello che riguarda le bancarelle per la solidarietà, che si svolgeranno per 3 sabati consecutivi, sabato 7 dicembre, 14 e 21. E in queste 3 sabati la tenso struttura, il Pala Volontariato, come ha spiegato prima il presidente Menozzi, ospiterà le bancarelle delle associazioni di volontariato, che metteranno in vendita ai cittadini i prodotti, diciamo, del loro artigianato, i prodotti creati dai volontari che fanno parte delle associazioni. Poi nelle 3 domeniche 8, 15 e 22 dicembre ci saranno invece i laboratori sugli stili di vita senza spreco, che verranno realizzati con i ragazzi delle scuole elementari e le scuole medie. E ci saranno dei veri e propri laboratori di riutilizzo di materiali di recupero, come materiali di oggetti di carta, di plastica o di altre cose, e anche vendita o scambio, soprattutto scambio, di oggetti, di articoli utilizzati dai ragazzi, libri, giocattoli o oggetti comunque per ragazzi. Questo per condurre anche un'operazione culturale,
sugli stili di vita più consoni per utilizzare i materiali e anche diciamo, più consoni ai tempi che corriamo, dove essere parsimoniosi, esatto, direi, è una virtù. Sicuramente aiuta, insomma, aiuta. Sì. Poi a seguire ci sono altri cicli come il teatro dialettale che si svolgerà nelle serate domenica 8, domenica 15 e domenica 29 dicembre. Poi altre iniziative che seguo in modo particolare, venerdì 13 ci sarà una sfilata di moda invernale con abiti messi a disposizione di una ditta di Carpi e di una... E di un negozio di cui ovviamente non faccio nomi per non ancora i rischi di pubblicità, e in occasione di questa serata ci sarà anche possibile cenare con cena a base di tigelle, proprio per creare un clima conviviale, un clima di festa, un clima natalizio, insomma. Ecco, naturalmente il programma è ricco, adesso anche lei stesso si sta aiutando dal Deplian, perché sarebbe impossibile ripercorrere naturalmente a memoria le tante iniziative, cioè, che appunto si focalizzano sulle attività del terzo settore. Noi abbiamo la nostra Rebecca, che è appunto una volontaria, non a caso indossa la maglietta di Libera, esatto. Appunto rappresenti una delle tante realtà che saranno presenti all'interno del Pala Volontariato, vero? Sì, con alcuni appuntamenti particolari legati a una rete di associazioni, società civile, cittadini, amministrazione, c'è la cooperativa sociale Il Mantello, la Fondazione Casa del Volontariato, il Movimento dei Focolari, Libera, l'Università Natalia Ginzburg, CGL, Federconsumatori, insomma un network di persone che si sta unendo nel tentativo di sensibilizzare sulla questione del gioco d'azzardo, che ci ha preoccupati particolarmente, perché dalle statistiche si vede come in realtà il fatturato sia legale che illegale del settore giochi è in crescita, soprattutto in questi anni di crisi. E quindi tanto più a Natale ci preoccupa la presenza di anziani soli che spendono magari mattina e pomeriggio davanti alle slot machine o di giovani della mia età che passano le nottate a giocare a poker online. E queste due iniziative sono state portate a Carpi anche grazie all'interessamento dell'onorevole Patriarca, un politico carpigiano, e della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Il 14 dicembre alla mattina alle 10.30 al Piazzale della Meridiana si realizzerà uno slot mob. Slot mob è una campagna nazionale pensata dal Movimento dei Focolari e da Libera, e si tratta di sostenere i bar che hanno fatto la scelta di togliere le slot machine, una scelta che anche pesante. Sì, economicamente insomma sicuramente, esatto, è importante. Non si tratta di criminalizzare nessuno, si tratta di lanciare l'idea che le slot non sono una scelta obbligata, che un'alternativa è possibile. Esatto. Verranno consegnate due targhe a questi due bar virtuosi dagli assessori Bellelli e Morelli. E al pomeriggio continua l'opera di sensibilizzazione con una tavola rotonda in cui parteciperanno Libera, CGL, ci sarà l'onorevole Patriarca, e sarà nostro ospite Don Armando Zappolini, che è il referente nazionale della campagna Scommetti che smetti, che sta raccogliendo firme, e ci saranno i banchetti in cui raccoglieremo firme, per l'approvazione di una legge sulla regolamentazione del gioco d'azzardo. Esatto. Insomma, Menozzi, viene proprio da sottolineare come il Natale a Carpi anche quest'anno sia una grande occasione per dare contenuti, per dare occasioni di rimarcare anche chi fa la differenza, chi agisce nella società nel corso di tutto l'anno, perché poi sono realtà queste che operano non solo sotto Natale, ma che magari, certo, colgono il Natale per dare anche a se stesse una visibilità e un accento, certo, particolare. La sua domanda mi dà l'occasione per riprendere un filo del discorso dall'inizio, nel senso, sì, che volevo presentare Fondazione Casa del Volontariato, sì, come ente strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, sì, che è sorta nel 2009 con l'intento intanto di dare un tetto alle associazioni che non avevano la sede, ma pian piano si è rivelata sempre più un centro motore per tutte le iniziative del volontariato carpigiano e delle terre d'argine, perché sono coinvolte anche i comuni, oltre a quello di Carpi, anche i comuni di Soliera e di Novi.
Da questa, diciamo, sinergia di forze sono scaturiti dei progetti molto interessanti che io cito solo brevemente, perché lavorare in pratica è un anno di lavoro di tutto l'associazionismo carpigiano. Tre progetti che io ritengo fondamentali: uno è il turismo di sollievo, dove insieme ad alcune associazioni portano in riviera romagnola una cinquantina di persone non disabili, non autosufficienti. Sì. Un altro percorso che stiamo facendo insieme a una decina di associazioni presenti nella casa è il lavoro di pubblica utilità. Abbiamo stipulato una convenzione con il Tribunale di Modena che consente di mutare, diciamo, la pena che viene inflitta per la guida in stato d'ebbrezza o sotto effetti stupefacenti in lavoro socialmente utile. Sì. Sta prendendo molto piede. Infine Ero Straniero, che era un progetto per l'integrazione degli extracomunitari che avranno un momento di festa anche al Palavolontariato e che mette insieme alcune associazioni che insegnano la lingua italiana. Il fiore all'occhiello, diciamo, è Avere Credito, che è un progetto di concessione di credito a persone che non riuscirebbero direttamente ad accedere al credito, e credo che questo sia un modo per andare incontro a quelle esigenze che dicevamo prima, anche delle difficoltà e della crisi. Sì. Se mi lascia ancora 2 minuti, cerco di evidenziarle ancora le cose che ci sono al Palavolontariato. Che non è solo il fatto che non ci sono le strutture che possono accogliere le iniziative, ma è anche un modo per le associazioni di presentarsi alla città, di andare incontro alla città. E questo perché Rea Stolf è proprio nel cuore di Carte. Sì. Ecco, apriamo il 6 con Alimentiamo, che è un progetto che vuole insegnare le persone, anche oltre che a uno stile di vita, anche a come si mangia in modo corretto, per cui è in sintonia con tutto il progetto che guida il Palavolontariato. Il 10 ci sarà una serata particolarmente importante, la sera del 10 alle 21 c'è la presentazione delle ultime lettere di Odoardo Focherini dalla prigionia, e saranno presenti sia il vescovo che il sindaco di Carpi. Della giornata dedicata alle ludopatie ha già parlato benissimo Rebecca. Il venerdì successivo c'è la festa degli auguri, perché abbiamo messo volontariati in festa nel volantino. Perché è Natale per tutti, per cui anche i volontari devono poter festeggiare, e in questa occasione avremo con noi Giovanna Rossello, che conduce una rubrica simile alla sua su Rai 1, e presenteremo un network nazionale che nel 2014 coinvolgerà tutte le feste del volontariato da Palermo fino al nord dell'Italia, insomma. Si stanno mettendo a punto, viene presentata pubblicamente post domani a Palermo, e noi entreremo dando un significato, una ricchezza di contenuti alla primavera del volontariato, che l'anno scorso già era molto partecipata. Si svolge quando c'è anche la festa del patrono a Carpi, e quest'anno, oltre alle bancarelle, avremo anche dei contenuti di carattere culturale. Il 21 c'è uno spettacolo della nostra gemella San Rocco Arte e Cultura, che dicevo prima, che è un'altra delle società strumentali della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, un spettacolo gratuito offerto a tutta la cittadinanza. Per finire, il 24, la vigilia di Natale, cerchiamo di costruire un pranzo di Natale. Non abbiamo neanche voluto chiamarlo il pranzo della solidarietà, perché vorremmo che fosse un insieme di persone che si trovano per vivere un momento particolare, che è dedicato sia a persone sole, ma anche alle associazioni, ai dirigenti, insomma, per avere un incontro conviviale in occasione del Natale. Anche questo è molto importante, insomma, anche dare l'occasione di trovarsi insieme, vicini, fianco a fianco, nell'ambito di un pranzo particolare. Esattamente. L'ultima cosa, sì? È festa di chiusura con la consulta per l'integrazione, che prevederà anche la consegna
degli attestati di cittadinanza ai bambini nati nel 2013 nei comuni delle Terre d'Argine. Insomma, il programma, lo ribadiamo, è molto ricco, è certamente a disposizione sul sito del comune di Carpi, carpidm.it, poi naturalmente se anche passeggiamo sul nostro, anche sul vostro. Ce l'ho qua, casadelvolontariato.org e anche su Facebook. E anche su Facebook, siete avantissimo, naturalmente, così davvero la gente vi può raggiungere in tutti i modi. E poi semplicemente passeggiando in questi giorni anche per le vie del centro storico di Carpi è possibile avere tra le mani fisicamente il volantino. Insomma, questo è un modo di organizzarsi da parte del volontariato, di presentarsi, di darsi una struttura anche con i passi che ci venivano appunto illustrati, anche questa modalità nazionale di darsi un coordinamento che va di pari passo con il ruolo che proprio in questi anni il volontariato sta vivendo e sta scoprendo, laddove ci sono momenti di crisi che naturalmente si riflettono anche nelle disponibilità delle amministrazioni, delle nostre città. Il volontariato assume un ruolo sempre più stringente, sempre più urgente, importante. E come nel territorio questo ruolo viene interpretato? È un volontariato che sta crescendo? Com'è il trend per quello che riguarda la realtà carpigiana? Prende coscienza questo mondo del volontariato di questo ruolo sempre più importante che gli è richiesto da parte della società civile? Prende coscienza, anche se il percorso non è del tutto facile, perché occorre, ed è in corso, un cambio di mentalità anche. Sì. Il volontariato fino adesso si è curato di tanti progetti, ma visti singolarmente uno per uno, tante cose molto importanti e molto utili per la società. Adesso ci si sta organizzando per condividere i progetti, vederli nella sua complessità e nel suo insieme, mettere insieme quindi tante forze, tante associazioni, in cui ognuno possa svolgere al meglio il suo ruolo, ma coordinandosi con gli altri, per raggiungere risultati più importanti e quindi per essere più efficaci. Eh certo, Rebecca, tu sei particolarmente giovane, sei volontaria, che cos'è per la tua generazione il volontariato, essere così attivi nella società a titolo squisitamente gratuito? Insomma. Sì, secondo me sta proprio in questa gratuità. Sì. È la cosa interessante, che può anche fare crescere umanamente, nel senso che ci troviamo in una situazione in cui le preoccupazioni fondamentali sono preoccupazioni di ordine economico e anche comprensibilmente. E fare volontariato, anzi io direi quasi fare servizio in modo gratuito, secondo me fa crescere molto, non solo personalmente, ma anche fa crescere una città, un tessuto sociale, delle relazioni in cui non si è soli. E in cui ognuno con la sua competenza e con la sua passione anche, spesa in modo diligente e attento, può davvero costruire reti che non lasciano passare nessuno. Soprattutto questa campagna sulla sensibilizzazione sul problema del gioco d'azzardo è abbastanza esemplare, perché ci rendiamo conto che si tratta di andare a toccare alcune fasce cosiddette deboli, insomma, sì, della società. Sì. Sono con noi in questo network di associazioni e cittadini anche dei medici del SERD, del servizio dipendenze, che ci stanno aiutando anche a comprendere come si tratta di un fenomeno complicato che va gestito sia dal punto di vista normativo, sia dal punto di vista criminale, che dal punto di vista della salute. E penso che occuparsi di queste cose in modo gratuito e personalmente anche appassionato sia forse il modo giusto per riuscire, senza sconfortarsi, perché effettivamente le dimensioni con cui lavoriamo sono davvero enormi, per portare avanti progetti di lungo termine. Coinvolgendo anche sempre di più tutti i soggetti interessati. Le scuole saranno uno dei prossimi obiettivi. Questo perché sì, il nostro territorio ne ha bisogno.
Ecco, Menozzi, si stupisce sì. E positivamente anche la capacità di questo programma di andare a toccare un'estrema varietà certo. Di offerta, di proposta, di riflessione anche. Davvero siete riusciti a racchiudere in un unico ambiente fisico, ma non solo, certo. Un'offerta che è vasta e varia. Sì, è vasta, varia e complessa, ma sì. Come dicevo prima, ci hanno lavorato parecchio, sì. Per cui alla fine sono riusciti a mettere in piedi un programma che mi sembra di tutto rispetto, insomma molto interessante. E volevo riprendere il discorso che ha fatto Alberto a proposito del volontariato e anche esatto. Che ha ripreso Rebecca, sì. Nel senso che di ribadire come la Fondazione Casa del Volontariato sia lì proprio anche per promuovere il volontariato, cosa che è sempre più difficile da reperire sul mercato, perché le difficoltà economiche non aiutano a fare queste cose, perché uno è molto più interessato a trovare qualcosa che gli dia la possibilità di sopravvivere piuttosto che andare a offrirsi agli altri. Promuovere invece il volontariato, stiamo facendo delle iniziative sul territorio, sia con dei campi di volontariato per giovani, sì. Sia a Carpi, ma anche facilitando la partecipazione a campi esterni. Inoltre, con il Centro Servizi del Volontariato di Modena, andiamo nelle scuole a promuovere la cultura del volontariato, che è fondamentale per poter avere un futuro anche di dirigenti in questo campo. Mentre lo scorso anno erano così corsi che prevedevano solo la promozione in generale del volontariato, dopo il terremoto abbiamo ritenuto che fosse meglio così fare una promozione mirata, e quest'anno andremo a fare un a sollecitare la partecipazione alla protezione civile, perché vediamo che le emergenze in un modo o nell'altro sono sempre all'ordine del giorno, e avere dei giovani che sono preparati a queste emergenze credo che sia fondamentale. Insomma, tanti danni, tante difficoltà ha creato naturalmente questo terremoto, però io lo sottolineo, tanto di buono anche dal male sì. Sta continuando sì. Ad uscire, insomma questa sì. È una cosa secondo me molto bella che insomma ci aiuta anche a dare una lettura un po' più complessa di quello che è stato quel terribile episodio. Trova lei che anche da parte della gente ci sia una maggiore attenzione rispetto a quelle che sono le attività del volontariato, un po' per una maggiore necessità, che lo dobbiamo sottolineare, c'è, però anche sì. Per una vocazione, una cultura nuova che sta piano piano, anche attraverso il lavoro, il coinvolgimento delle generazioni più giovani, insomma, che sta venendo avanti? Sì, diciamo che c'è stato un momento in cui la gente ha pensato poco al volontariato. Sì. Con il terremoto le coscienze si sono un pochino scosse, insomma, anche per quelle, cui, sì. Anche i rapporti di vicinato sono cambiati. Vero. C'è probabilmente maggiore attenzione alle necessità delle persone, insomma. In quelle occasioni là ci si dava una mano tutti, se serviva qualcosa saltava sempre fuori. Ecco, credo che le difficoltà aiutino a trovare dei momenti di vita comune e di vita insieme. Insomma il bisogno, il dramma in modo sì. Particolare del terremoto davvero ci sta portando a riscoprire, a rispolverare i valori veri. Insomma, questa possiamo considerarla una nuova partenza, una cosa positiva, civile. Sì, è vero. Nasce da una situazione drammatica, ma comunque può aiuta. Comunque essere un aspetto positivo. Insomma, allora complimenti davvero per il vostro impegno, sempre più importante, sempre più necessario alla società sotto tutti i livelli, devo dire, pratico ma non solo, anche culturale, lo sottolineiamo. Allora lo ricordiamo ancora dal 6 di dicembre poi fino al 4 di gennaio in Piazzale Reastolfo a Carpi, il Pala Volontariato, per vivere il Natale, cogliere il Natale, insomma, sotto un aspetto più profondo, diciamo, più che ci porta anche ad una maggiore conoscenza del nostro territorio e di quello che esso può offrire attraverso il lavoro di tante persone, insomma. Complimenti, grazie per avercene grazie. Parlato questa mattina. Noi adesso ci prendiamo una brevissima pausa e poi proseguiamo. Grazie. Grazie a voi. Grazie a lei, buon lavoro. Arrivederci.